Questo sole spento, se mi baci poi non mi accontento. Nessuno sa che farai per un minuto con te, ti avrei all'infinito. Nessuno sa dove sei, nascosto dentro di me, ti terrei all'infinito. Ci troviamo in studio di registrazione, qui dove componiamo, dove più che altro facciamo la parte della pre-produzione, tra le quali questo nuovo progetto, che è le versioni acustiche di alcuni miei brani, del primo e del secondo album. Sicuro che non ti va, dai sali un attimo qua, che ho da dirti un segreto, non vedi. Questo sole spento, se mi baci poi non mi accontento. Nessuno sa che farei per un minuto, ti amerei all'infinito. Nessuno sa dove sei, nascosto. Quella che sta venendo fuori, e è un po' come vedere un dipinto, anzi fare un dipinto, tu ce l'hai, è bello, sai come è fatto precisamente, però poi lo riprendi e magari con un altro tratto, con degli altri colori, con un'altra tecnica, che ne so, anziché con la pittura a olio lo rifai con l'acquarello. È una cosa interessante, perché comunque lo sempre io, però in acquarello. Sai, abbiamo cambiato anche le armonie, c'è proprio tutto un altro modo di vivere quei pezzi che ci hanno accompagnato ormai per diversi anni, insomma. Va bene, dai. Per me poi si può anche... Gino! Gino Zandana? Ciao! Silvio Melloni al basso. Cosa si fa? Luciano Goiton? Yeppa! E Mario Natale? È sempre quello che gira, sempre lui che va avanti, sempre, sempre. C'è anche Nica e Disturbi. Dov'è Nica? È un po' scarato di te. Thank you.
visto che siamo ancora nella fase di preproduzione di queste nuove versioni, sentendole mi sento rilassata, mi godo di più la parte dolce che c'è, che già esiste in queste canzoni, la tiriamo un po' più fuori. La parte più a contatto con la natura è tutto esclusivamente suonato senza magari, ecco, l'ausilio di sintetizzatori, chitarre elettriche, comunque adoro, però in questo momento qua abbiamo dato la priorità ad altri tipi di suoni, dei suoni un po' più caldi. Adesso basta però, adesso facciamo sul serio. Di chiudere una specie di circolo, si chiude un capitolo e se ne apre un altro, e lo voglio proprio chiudere riassaggiando le mie cose passate in un'altra veste per cominciare a stendere magari il tappeto verso le cose nuove che comunque stiamo realizzando lo stesso in questi giorni, che però sono proprio nuove di sana pianta e sono di sonorità miste tra il vecchio album, il mio primo album, il secondo album finlandese e queste versioni acustiche. C'hai questo? No, questo no, cosa c'hai di shaker grossi? C'è questo? Ah, se non c'è questo. Questo è esagerato, io dico. Ma bello. Bello, ti riesci ad andare a tempo? Eh? Ah, questo è per fare... Ascolta, qualcosa che sia così proprio, triple.
8. Si riesce ad andare in 8 con questo qua, no? Sì. L'intesa che si è creata con i ragazzi qui in studio nel suonare queste cose tutti insieme, buttarci lì, vediamo al momento che cosa ci viene in mente. Mario che prova a mettere giù la mano sulla tastiera, in quel momento lì parte Luciano con i suoi bonghi, io che sbaglio gli accordi, tutto bello perché tutti insieme si è creata una bella sinergia. È bello perché c'è come un cuore che batte, va da solo, capito? Con gli ottavi. C'è anche questo lato mio. Sono contenta perché viene fuori un altro lato mio che è il mio lato unplugged.